tutti. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di venerdì 15 luglio 2022. Il rischio di incendi boschivi in Portogallo, la situazione di emergenza decretata dal governo e messa in atto a seguito dell'ondata di caldo e del massimo rischio di incendio nel Portogallo continentale, spiega l'ambasciata d'Italia a Lisbona, sarà prorogata fino a domenica prossima 17 luglio. Il dettaglio sulle restrizioni adottate è disponibile sul sito del governo portoghese www.portugal.gov.pt. Ulteriori informazioni sono inoltre comunicate su www.amblisbona.esteri.it. Bando del Comites Polonia. Il comitato intende realizzare un video di promozione dedicato al progetto Sportello di Ascolto Psicologico. Per questo motivo ha emesso un avviso per la raccolta di offerte economiche finalizzato all'affidamento diretto del servizio di realizzazione. Il prodotto, della durata massima di 90 secondi con sottotitoli in italiano, dovrà documentare in modo puntuale il progetto dello sportello, i cui beneficiari sono i cittadini italiani residenti in Polonia. La consegna dovrà avvenire entro il 30 settembre, mentre le offerte economiche dovranno pervenire al Comites entro la mezzanotte del 29 luglio. Per ulteriori informazioni e bando completo si rimanda al sito www.comitespolonia.pl. Stati Uniti, studenti italiani ricevuti all'ambasciata d'Italia a Washington nell'ambito del progetto Storia e Memorie. La sede diplomatica ha infatti accolto nei giorni scorsi un gruppo di 15 studenti e 6 insegnanti provenienti da istituti di istruzione superiore della Sardegna e del Friuli. Il progetto in questione, promosso dalla Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico del Senato della Repubblica, è realizzato dalla rete di scuole Frisali World, che comprende istituti di istruzione superiore di Friuli, Sardegna, Liguria e Piemonte. Gli Stati Uniti, e precisamente la città di Washington, Miami e New York, sono stati individuati tra i 4 paesi in cui gruppi diversi di studenti potranno svolgere una ricerca sul campo riguardante il tema dell'emigrazione italiana nel corso del Novecento. A Washington gli studenti frequenteranno per 3 settimane un programma di seminari elaborato dall'Italian American Museum, da Casa Italiana Sociocultural Center, in collaborazione con l'ambasciata. Per maggiori informazioni www.ambwashingtondc.esteri.it. Ultima notizia, in programma domenica la tradizionale festa dei bellunesi nel mondo, appuntamento che ritorna dopo 2 anni di stop a causa Covid alle 11.30 a Gron di Sospirolo. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione Bellunesi nel mondo. Italia chiama Italia, notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.